Salve a tutti amici di YouTube, qui MickeyPerfect96 che vi parla e questo è una prima parte delle varie che seguiranno riguardanti le side dei prossimi mazzi da meta che potrebbero entrare nel meta oppure che diciamo io a cui do una relativa importanza e diciamo che secondo me è doveroso farci una piccola side contro. Vi dico subito, ragazzi, che non sono nelle migliori delle condizioni, quindi magari potrei dire degli strafalcioni, non lo so, quindi non sono nelle migliori, in perfetta forma non ci sto, quindi ci ho messo un po' di più a far uscire questo video che voi stavate aspettando, spero che sia così, e quindi vabbè, facciamo vedere questo video con questa prima parte di mazzi. Ovviamente, ragazzi, questa è una prima parte di mazzi che farò vedere. Non potevo metterli tutti e non posso mettere neanche tutte le carte di side. Non posso neanche metterle tutte. Quindi cercate anche di capirmi. Tanto lo so già che nei commenti ci sarà Miki, ma perché non hai fatto la side contro Gearja o contro... No, poi ci saranno anche... Adesso che ho detto questo, ci saranno anche le persone che lo scriveranno apposta e diranno: scherzavo, vai, continuate a divertirvi, va bene. Allora, cominciamo da questa lista, che poi ovviamente andrò a metterci Gearja, poi Arpia, la Nera, poi altri mazzi che mi sono dimenticato, magari quelli un po' più futuri, ecco, diciamo che. Questa è la prima parte. Vediamo un po' che carte di side giocherei. Allora, Fire Fist. Allora, Fire Fist ha una side contro abbastanza ampia. Dunque, per partire, partirei subito da una carta che, vabbè, si sapeva già che era Macrocosmo, perché Macrocosmo rompere scatole perché le magie trappole vanno rimosse non al cimitero, quindi non parte niente. Messa 1, i pochi mazzi che se la possono, i pochi mazzi che se la possono permettere, ecco, diciamo che non è male. Poi eccesso di lavoro perché a noi che la giochiamo principalmente non reca danno perché Fire Fist è un mazzo che proprio è fatto apposta che pompa i suoi mostri, quindi io penso che eccesso di lavoro anche con una sola Tenki può essere subito utilissima perché spacca tutti i mostri con attacco maggiore dell'originale, quindi Fire Fist assolutamente è una cosa che fa ripetutamente. E poi Catastrofe Perfida che però giocherei in mazzi che non settano tanto. Perché, ecco, quando attacca un mostro dell'oppo fa da tempesta se l'attivi questa carta. E il fatto è che, appunto, non la vado a giocare di certo in Trap Tricks o cazzate varie, perché mi farei del male anche a me. Preferisco giocare di molto di più Macrocosmo e eccesso di lavoro. Skill Drain perché blocca al 99% le combo del mazzo e... Diciamo che Fire Fist ha pochissime possibilità di buttare giù questa carta, quindi può essere valida. Bujin. Allora, Bujin ha tutto a tre, anche le Tenki, quindi sarà un mazzo veramente cattivo. Però comunque le carte di side ancora ci sono, per fortuna. Allora, c'è Muro di Ferro Imperiale che praticamente non fa partire Killing, Centipede, Tartaruga, poi... Ma cos'altro? Vabbè, direi che è già abbastanza. Perché anche Necrovalle, diciamo che carte come GK, che per esempio non fanno toccare il cimitero, ecco, Bujin ne risentirà un po'. Certo è che preferisco molto di più Muro di Ferro e Imprisoning Light rispetto a Skill Drain, questo lo dico perché comunque Killing può spaccare dal cimitero, quindi non è molto utile. E Imprisoning Light è, vabbè, molto standard perché
blocca tutti luce, bugie, ne ho un attributo che è luce e quindi penso che sia utile. Di Enea Surgery perché modifica il tipo di un mostro, cioè dichiariamo il tipo di un mostro e modifichiamo tutti quelli che vengono sul terreno. Quindi da guerriero bestia noi possiamo scegliere per esempio macchina e tutti i mostri da adesso in poi diventeranno macchina, perché è una carta trappola continua, che quindi essendo continua è utile perché continua l'effetto fino a che non ce la fanno fuori. E come ben sapete, per esempio, carte come Killing, Gru, poi Tartaruga, cioè partono solo se è un guerriero bestia Bujin, e noi avendolo modificato in macchina o qualsiasi altra cosa, ecco, fa comodo. Poi Vampire, Shadow Imprison in Mirror perché è tutto oscurità. Poi c'è Spaccatura Dimensionale perché carte come Mezuki, Untore, poi anche la Terreno che richiedono che le carte debbano andare al cimitero, invece vengono bandite. Infatti Macrocosmo è ancora meglio. Io ho voluto mettere Dimensional Fissure per non generalizzare mai, però a sto punto, dato che Fissure e Macrocosmo sono uno, è meglio giocare sempre Macrocosmo, a sto punto, a parte certi casi. Comunque, dà fastidio. Ho giocato Vampire e una Fissure mi ha dato abbastanza fastidio. Poi Dimension Fortress Weapon, oscurità, quindi attenzione con Shadow Imprison in Mirror. Praticamente queste carte dice che le carte non possono essere mandate dal deck al cimitero. Quindi la Terreno non parte in alcun modo perché le carte del mio deck devono essere mandate al cimitero. Quindi se non possono essere mandate, la Terreno praticamente è muffa. Poi Zombie Goblin, poi Duca. E qualsiasi altra carta che manderebbe carte dal deck al cimitero sono negate da Fortress Weapon. Il problema è che è un 1700, si piglia Bottomless, poi c'è la Terreno che pompa di 500, quindi un problema perché 500 è tanto per i Vampire che sono dei 1500, dei 1200, 1400 e queste cose qua, anche perché è facile da fare i tributi adesso che c'è Sorcio che fa fare Shadow subito. Quindi anche se la rimozione magari è una è una, è una la rimozione è una è un'opzione, ci può stare anche il muro. Dipende un po' voi cosa vi trovate meglio. Dipende anche dal mazzo che giocate, ovviamente. Gravekeeper l'ho voluto giocare perché scusate, giocare, l'ho voluto menzionare perché è un mazzo che vabbè, si saprà già che cosa esce. E inoltre mi sto già occupando da tempo della side contro perché è veramente un mazzo che temo tantissimo. Diciamo che i suoi supporti per me avranno rarità alta, purtroppo, per il fatto che se no GK sarebbe troppo giocato e sarebbe un meta fatto di soli anti-meta, farebbe schifo. Comunque, la side rimane la stessa. Imprison in Mirror perché tutti oscurità, decreti perché 7 e basta, però bisognerebbe trovare anche una buona carta che vada a dar fastidio a Necrovalle, perché tutto partirà con Necrovalle e Proibizione può essere una di queste, solamente che forse è anche meglio Foresta Chiusa, per esempio, un'altra opzione, perché Foresta Chiusa non fa attivare le altre field spell, quindi può essere utile. Anche Foresta Chiusa, che non fa attivare Necrovalle, che comunque non fa pompare di 500, il cimitero lo possiamo ancora usare, bene o male, può essere utile. Poi Maggi Dolce, allora Macrocosmo perché Maggi Dolce dice che se le carte vengono date al cimitero le puoi far ritornare, però con Macrocosmo va tutto rimosso. Mistake perché, allora, anche Raio ovviamente, però Mistake diciamo che secondo me è un po' meglio. Perché le carte Maggi Dolce comunque possono far fuori un 1900. Diciamo che essendo una trappola può rimanere forse sul terreno qualche turno in più. E comunque Maggi Dolce è un mazzo che ha da abbastanza dal mazzo. Poi Trasmigrazione Interrotta perché tutte le carte che dovrebbero tornare nel deck dal cimitero sono invece rimosse dal gioco.
e questo non è davvero brutta come carta, essendo continua è proprio quello che stavamo cercando, ecco, ed è buona. Soul Drain perché nega tutti gli effetti dal cimitero, perché diciamo che i magi dolce dicono se vengono distrutti e mandati al cimitero, quindi con Soul Drain potremo un pochettino ostacolare, anche se comunque c'è Tiara Misu che comunque fa recuperare i mostri. Fedele della luce, allora Imprisoning Light standard, non penso che venga, che facciano uscire delle altre carte di side contro questi mazzi ultimamente, perché le hanno limate abbastanza. E poi non vi consiglierei neanche di giocare rivalità, perché rivalità sarebbe anche carina contro questo mazzo. Il fatto è che ci sono molti spacchini senza tributo per il Fedele della Luce. C'è Rico, c'è Laila, tutti giocati in 3 per sicuro, con Sercino di Charge, con 3 ricariche le pescano. Poi, cioè, io non ve lo consiglierei. Preferisco molto di più Dimension Fortress Weapon, che non fa mandare le carte dal deck al cimitero, quindi il loro effetto di macinare va a farsi fottere. Questa carta la consiglio parecchio se il mazzo setta molto, perché diciamo che Fedele della Luce probabilmente ce la farà fuori con una mano buona. Questa carta diciamo che dovrebbe avere un buon dovrebbe essere utile solamente in certi parti del duello, perché l'Iceworth la fa fuori sicuro. In che modo? Laila schianta, Jane che picchia, poi Rico scopre, cioè può fartela fuori anche con le trappole. No, le trappole no, non le gioca. Sorcio, cioè bisogna farci attenzione. Essendo un 1700, comunque preferisco che giocarle nei mazzi che settano. Poi Macrocosmo, perché comunque i Fedeli della Luce andando rimossi comunque rechiamo un fastidio, anche se lì la può spaccare, cioè dobbiamo essere fortunati anche che diciamo l'Oppo non ci sculi con la Lila che ci spacca proprio la set giusta, ecco. Non l'attiverei mai se Lila e Rico devono ancora attivare gli effetti. Aspetterei che prima l'Oppo vada a caso e se mi becca una trap, vabbè, che non è Macrocosmo, ma comunque è quella, è una sbagliata, gliela flippo dopo, ecco. Così è un po' bloccato. Comunque, fate un po' voi. Fedele si dovrebbe riuscire a contrastare, bene o male, speriamo. Noble Knight, allora Noble Knight, vabbè, non ha molte differenze rispetto ai vecchi mazzi, ai mazzi di prima, perché Macrocosmo dice che credo che le spade dicano che devono essere, se vengono distrutte, mandate al cimitero. Ovviamente se con Macrocosmo flippata vengono rimosse non tornano. Poi specchio e prigione luce, perché è tutto un luce a partire dal... A partire, cioè ci sono anche degli oscurità e cose così, però diventano dopo, cioè se vengono equipaggiati, queste cose. Non sono molto pratico di Nobel, però la carta secondo me migliore è DNA Surgery, perché se gli cambiamo il tipo di mostro, lui non può più equipaggiare niente, perché oltre ad essere distrutte e mandate al cimitero, le possono riequipaggiare dei mostri guerriero Nobel, e se non sono guerrieri non hanno target validi. Poi abbiamo Hieratic, Macrocosmo, anche se Macrocosmo dà fastidio il giusto, perché con su possiamo facilmente spaccare, non devono raggiungere il cimitero le carte, però può essere utile, perché se l'Oppo non mi piglia su posso rimuovergli facilmente i gialli. E perdere i gialli, ragazzi, significa tanto per Hieratic, ve lo dico perché l'ho giocato tanto, e Hieratic ne prende se Macrocosmo gli fotte i gialli, quindi attenzione. Poi esistono i tifoni, le Winchbeat, comunque Macrocosmo è un pochettino, cioè c'è di tutto contro Hieratic, cioè c'è anche Maxi che equivale a una vittoria, Pachicefalo, anche se c'è Dragard che è 1300, grazie a Dio. Poi ci sono tante cose contro gli Erati, anche Lamento dello Stige in alcuni casi, dipende dall'extra dell'Oppo. Non è male, ma Macrocosmo. Comunque
la carta sicuramente più forte di tutte è Maschera della Restrizione, perché dice che qualunque sia la situazione, addirittura, nessun giocatore può offrire mostri come attributo. Questa carta è forte anche contro mazzi come Monarca e cose così. Hieratic succhia, praticamente succhia con sta carta sul terreno. E o gli fai Winchbeat e gliela spacchi oppure sei fregato, perché non poter più tributare equivale a spararsi in testa. E poi Imprisoning Light, perché me l'hanno giocata all'ICS e la sua figura buona l'ha fatta, perché ho dovuto aspettare un turno in più e pigliare Winchbeat e ho rischiato anche di prendermi un OTK in faccia se non c'era Scarecrow. Poi grazie a Dio l'ho vinta. E andiamo avanti. Con Stellar. Allora, con Stellar diciamo che secondo me è uno di quei mazzi che ha meno side tra tutti. Cioè è un po' più difficile. Cioè non è che ha poca side con Stellar, ma per qualunque giocatore, per la maggior parte dei mazzi, avere una side forte contro con Stellar non è poi così semplice. Diciamo che si arriva massimo ad avere 4-5 carte di side contro con Stellar mediamente. Sì, che non è poco, ma che comunque sono sempre le stesse, sono sempre trappole, ecco, come vedete qui. C'è anche, non ho menzionato, ma ci poteva stare anche pianta burattinaia, credo, che ruba un guerriero, che sarebbe buona su Pleiades, oppure anche Mind Control su Pleiades è forte. Comunque, luce perché è forte, perché sono tutti luce. Rivalità perché sono tutti dei tipi diversi. Schiacciare come buco nero perché fa fuori Pleiades subito e non ci dà fastidio, perché sono due compulsori su un mostro da 2-5, rompe abbastanza le scatole. E comunque, dicevo che è difficile contrastare con Stellar anche post side, perché quasi sempre, e lo faccio anch'io, dopo il game 1, game 2, io sido sempre anche i Dust Tornado, perché se io riesco a fottere la side, ora come ora con Stellar riesce a far fuori tutti i mazzi, quasi tutti diciamo. E quindi se riesco a far fuori le traps di side dell'oppo, oppure anche un po' le retroguardie avversarie, con Stellar sta comunque sopra. Quindi diciamo che non è facile da buttare giù. Poi abbiamo Evisworm, che credo sia l'ultimo mazzo. Allora, abbiamo rivalità perché come con Stellar ha tutti i tipi diversi. Replica Xyz mi piace molto di più contro Evisworm che contro come si chiama, il contro con Stellar, perché con Stellar, se glielo fai sopra Pleiades, comunque rimane un caos che, se con tutte le trappole che ha con Stellar, caos probabilmente a te rimane sul terreno e al turno dopo è capace di riattivarti l'effetto, di ripomparsi di nuovo, ed è pericolosa come cosa, non è molto bella. Il fatto è che comunque non gli puoi attivare niente in catena, quindi in teoria contro Ophion è la cosa migliore. Io infatti nella side dello Hieratic la giocavo in 2x, ed è una buona alternativa per distruggere i materiali di Ophion. Poi abbiamo Shadow Imprisoning Mirror perché blocca tutto, e Lamento dello Stige perché in teoria, essendo tutti livelli 4, pochi Evisworm player giocano un rango 3 per evitare di prendersela in culo da replica, ma comunque non poter dare più la possibilità di evocare Ophion comunque rimane comunque una cosa abbastanza difficile da affrontare per chi gioca Evil. Comunque questo, ragazzi, è la prima parte di questo video, di questo specie di video. Ce ne saranno in futuro anche, non è facile farli perché ci vogliono anche tanta pazienza. Comunque io vi dico una cosa, arriveranno anche le domande: Miki, ma secondo te questo fa meta? Secondo te farà meta? Cosa ne pensi di... Ragazzi, io ve lo spiego, ma lo dirò anche in un vlog che farò prossimamente. Un mazzo non si può prevedere che risultati farà. Cioè, prima di settembre tutti pensavano che, per esempio, Spellbook e Arpia andassero a
cioè tutti, diciamo la maggior parte pensava che RP e Spellbook andassero ancora avanti, perché Spellbook praticamente intoccato, Arpia con la Lei di Formazione Fenice che si pensava che avesse l'effetto dell'anime, e poi con tutta la roba di Side toccata, ragazzi, non è possibile fare una previsione. Ed è una domanda difficile, e siccome non siete uno o due a chiedermelo, io ragazzi sono stufo di rispondervi 50 volte la stessa cosa. Bisogna giocare, vedere, aspettare, guardare coi propri occhi. Perché non conta la forza di un mazzo, ma una cosa che secondo me ha molto ma molto più impatto è quante persone mi portano lo stesso mazzo in un torneo. Adesso tirerete fuori, ah, ma l'esempio lì di Geoja, di CS, ce n'erano 26 draghi, eh? No, non mi interessa, perché quello lì aveva 7 carte di side di main, quindi vabbè, non conta niente. Ma ragazzi, se in un torneo 300 persone, di 300 persone mi portano l'80% mi porta lo stesso mazzo, è chiaro che farà meta quel mazzo lì, specialmente se poi è una cosa mondiale, perché in America è stato quasi così, poi in Europa non ne parliamo con Drago. Quindi, ragazzi, non conta la forza, ed è una cosa che non possiamo prevedere per il fatto che non si sa quanto un mazzo verrà giocato, che impatto ha, quanto è popolare quel mazzo lì. Non si può prevedere una cosa del genere, quindi è inutile chiedere, bisogna provare, giocare, bisogna testare, nient'altro. E comunque ho chiuso qui la cosa che volevo dire. Da MickeyPerf96 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Un buon anno a tutti e alla prossima. Ciao!